scopo di dimostrarlo, chiaramente considero quello che dica parole, l'ho scritto ed evidenziato lì in giallo, considero una coordinata x con i lungo il condotto che sia maggiore del massimo tra LP e LD. Per quello che avete capito fino a qua, ciò equivale a dire la x dalla quale faccio partire la mia analisi. La x con i in particolare si colloca nella zona completamente sviluppata dinamicamente e termicamente. Considero a una sezione x con i e di lì mi sposto di una lunghezza L così da identificare una sezione x con u. La mia analisi allora è condotta per un tratto di condotto lungo L. Un tratto però che cade nella zona completamente sviluppata dinamicamente e termicamente. Allora, fatta questa puntualizzazione, scrivo l'equazione del bilancio di energia, ve la scrivo per il caso laminare. Come sapete, se volessi scriverla nel caso turbolento, avrei da confrontarmi anche con la scrittura di termini addizionali legati alle componenti fluttuanti. Io limito la scrittura alle equazioni di tipo laminare, che sono evidentemente più semplici, ma le conclusioni a cui perveniamo sono di carattere generale e valide pure per il caso del turbolento. Allora, come si semplifica questa struttura se sto nella regione completamente sviluppata? Beh, intanto vedete che a primo membro ho dei termini convettivi, come più volte abbiamo osservato. Questi termini sono equivalenti a quelli che nella parte di termodinamica chiamavamo m punto delta H, ovvero m punto G delta T. Li riconoscete, sono facilmente individuabili. Laddove al secondo membro ho dei termini diffusivi, sia dovuti alla conduzione assiale, quindi lungo la direzione x, k per la derivata seconda di t, rispetto a x, sia anche dovute alla conduzione radiale, quella se volete, che ha luogo necessariamente alla parete. Per cui vogliamo, nella regione in esame, specializzare questa espressione. Abbiamo già degli elementi per poter ritenere che questa espressione si semplifichi. E gli elementi che voglio rappresentarvi sono essenzialmente due. Ovviamente la U dipende solo da R, se sto nella regione completamente sviluppata dinamicamente e termicamente, e del resto anche la velocità v è 0, quindi è chiaro, posso già fare una semplificazione, non è poca roba, dell'equazione con la quale mi sto confrontando, dell'equazione dell'energia, che è quella che in linea di principio mi restituisce o mi restituirebbe la temperatura se la sapessi risolvere. Quindi, come vedete, la equazione si semplifica perché viene meno il termine convettivo assiale. Ah, scusate, qua ho fatto pure un errore. Questo è dt su dr, ovviamente. Quindi, vi dicevo, in ogni caso il termine convettivo, radiale scompare, sopravvive solo il primo termine a primo membro, che è il termine convettivo assiale. Gli fanno eco a secondo membro i due termini di conduzione. Ora, quello che vogliamo fare è proprio pesare i termini in gioco. E come li pesiamo? Beh, come al solito, ricorrendo alla dimensionalizzazione. Andiamo a vedere di introdurre le variabili adimensionali del caso. E dunque, adimensionalizzo la temperatura, come abbiamo visto poco fa, scegliendo una tiriff peraltro non identificata, ma non è importante, scegliendo una R chiaramente come al solito vorrei dire, e scegliendo una X che definiamo rispetto a una XRIF T che non conosco. Io vi ricordo, tanto per stressare un po' il dualismo rispetto a quanto studiato in precedenza, vi ricordo che avevamo identificato una X di riferimento per il problema dinamico pari a D per RD tutto diviso 4. Ora siamo nella zona completamente sviluppata, anche termicamente. L'abbiamo definita da un punto di vista geometrico, ma non sappiamo ancora
di cosa ci possiamo giovare dal punto di vista matematico, stando lontani dall'imbocco. Lo vogliamo capire e quindi avremo una distanza dall'imbocco che è rappresentata da questa X rift T che non ho ancora caratterizzato. Andiamo a vedere se con l'aiuto della dimensionalizzazione, come sempre è capitato del resto, riusciamo a definirla. E soprattutto se anche qui è un pregio della dimensionalizzazione dei tre termini in gioco nell'equazione di bilancio dell'energia, ce n'è qualcuno che è più piccolo degli altri. Bene, allora detto tutto ciò, vado ad dimensionalizzare il termine convettivo assiale. Rho G, dove vedete U, scrivo media per U piccolo, e dove vedete dt su dx, dovrei scrivere delta T rif su X rif, non scrivo delta T rif dal momento che vedete l'equazione omogenea rispetto alla temperatura, quindi il delta T rif ometto di scriverlo. Quindi scriverò UT con X più, fatemi dire, 0 è uguale a K. Vedete che il termine di conduzione radiale è dal punto di vista dimensionale una derivata seconda, quindi lo adimensionalizzo scrivendo delta T rif che ometto diviso la lunghezza di riferimento, che ovviamente è di mezzi, allorché vada ad adimensionalizzare il raggio, ma è una lunghezza di riferimento al quadrato, quindi scriverò d per d e poi ci metto un 4. Resta chiaramente 1 su r d su dr, sono r adimensionali, dr dt su dr. Poi ancora scrivo in termini adimensionali, faccio molto presto, il termine di conduzione assiale, una derivata seconda di t rispetto a x, quindi devo scrivere delta t rif che ometto diviso x rif chiaramente al quadrato. Resta derivata seconda adimensionale di t rispetto a x. Vedete che ho tre pesi, ognuno dei quali connota un termine, ve li sto evidenziando. Andiamoli a valutare questi pesi e lo andiamo a fare seguendo un approccio che ci è familiare, cioè facciamo uno il peso del termine convettivo, quello a primo membro, e andiamo a vedere rispetto a uno quanto pesano gli altri due termini. Quindi fare uno, sapete benissimo, significa, come dire, moltiplicare per X rif primo e secondo membro, dividere per Rho giù media primo e secondo membro. Per cui lo faccio, si vale su un 1 a primo membro, ometto di trascrivere i termini adimensionali e scrivo solo i pesi. C'ho K per 4 diviso D per X rif diviso Rho giù media e poi ancora ho K diviso x quadro rif, e questo è termico ovviamente, e anche quest'altra ho moltiplicato per x rif termica, ho diviso per Rho Cu media. Bene, a questo punto faccio questa ovvia considerazione. Guardate che il termine radiale, il peso del termine radiale, questo qui, deve essere per forza 1, c'è cioè poco da fare, nel senso che non posso ritenere trascurabile il peso del termine radiale, in quanto il termine radiale, se ho una m punto, quindi una e punto, ovviamente la e punto varia se ho un flusso termico alla parete, che si traduce chiaramente in un termine radiale. Radialmente il calore passa dalla parete al fluido circostante, per cui devo concepire che il termine di conduzione radiale, che è quello che abilita alla parete, in particolare all'interfaccia solido-fluido, lo scambio conduttivo, non può essere trascurabile, quindi deve pesare quanto il termine a primo membro. Ma guardate, dire questo equivale a scegliere X rif T. E vedete, ve lo scrivo qua sotto, che discende imponendo pari a 1 il peso del termine radiale, che X rif T, scrivo tutti i pezzi e poi semplifico, è Rho
C umedia per D diviso K diviso il 4, lo mettiamo da questa parte. A questo punto devo fare qualche immediata semplificazione, chi è più attento lo avrà già visto. K diviso Roche alfa, moltiplico per Ni e divido per Ni, lo abbiamo fatto tante volte, permuto Ni ed alfa, e vedete si profila Ni su alfa, lo cancello, e prand, e si vale su media per D diviso Ni, lo cancello, sapete che questo è Reynolds D. Guardate che il look, per così dire, assunto da Xserif T è molto simile alla Xserif che usavamo già per caratterizzare la Xserif nella zona completamente sviluppata termicamente. Se volete, questo gruppo che vi sto evidenziando è Xserif, quindi Xserif T è prande volte Xserif, è un po' come dire fare il paio, fare il verso al discorso inerente alle lunghezze di imbocco termico e dinamico. Avevamo visto che l'una è prand volt l'altra, anche qui le Xserif si palesano diciamo in maniera similare. Ora, d'altra parte, aver fatto uno il termine conduttivo radiale ha il pregio di averci consentito la caratterizzazione di Xserif. Quindi torno al peso del termine conduttivo assiale, però con la forza di conoscere Xserif T, che vado a esplicitare. Intanto, come vedete, posso semplificare l'Xserif al numeratore col quadrato che sta al denominatore, e laddove qui ho Xserif T scrivo quello che ho già appena trovato, cioè D diviso 4, quindi 4 lo posso pure mettere a numeratore, per Reynolds D per Prand. Fra l'altro, sempre per compattare un po' la scrittura, Reynolds D per Prand l'ho anche chiamato numero di Peclet. Ora, ancora, posso osservare che c'è K diviso Rho C che riconosco essere alfa, ma a questo punto alfa lo scrivo a destra, moltiplico per Ni, divido per Ni. Vedete che ho Ni per umedia diviso, aspettate, ho preso un pezzo per un altro, ho Ni diviso D per umedia, vedete si palese 1 su Reynolds, ma ho anche Ni su alfa, quindi si palesa 1 su Prand, ovvero 1 su Peclet, ma c'è già 4 su Peclet, quindi il termine in parentesi quadra pesa 4 su Peclet, addirittura al quadrato, quando pesa 1 il termine conduttivo radiale, cioè tanto quanto l'ho imposto, e non potevo non farlo, il termine convettivo assiale. Riconoscendo che il Peclet è proporzionale a un Reynolds al quadrato e che il Prand, per fluidi quali acqua e aria, è di ordine di grandezza unitario o anche più, e voi desumete immediatamente che 4 su Peclet al quadrato è un numero estremamente piccolo, il che consente di semplificare notevolmente l'equazione, perché, come dire, l'ultimo addendo al secondo membro scompare alla luce di quello che abbiamo appena osservato. Ovviamente tale risultato, ottenuto sulla base dell'analisi di scala che abbiamo fatto, era largamente prevedibile. Voi vedete, appunto, stiamo dicendo che in una data sezione X il trasporto di energia che ha luogo per effetto del moto macroscopico delle molecole, cioè per effetto della M punto, sovrasta ampiamente il trasporto di energia diffusivo, che pure c'è, ma è poca roba, ed è quello dovuto allo sgomitare, per così dire, delle molecole. Ma possono sgomitare quando si vuole, quanto si vuole, se d'altra parte l'energia viene convetta, cioè trasportata per effetto del moto macroscopico. Quindi, dopo tutto quello che abbiamo visto, viene a essere trascurabile il termine di conduzione assiale, e pertanto abbiamo dimostrato che nella regione in esame si fanno, per così dire, si bilanciano essenzialmente due termini, convezione assiale e conduzione radiale.
D'altra parte voglio fare anche un'osservazione che già state leggendo. Uno su Pegley l'abbiamo ricavato prendendo come base il flusso convettivo assiale, quindi Pegley al contrario si può riguardare come flusso convettivo assiale rapportato a quello conduttivo radiale. L'abbiamo costruito in questo preciso modo. Voglio anche farvi notare, mi sembra molto interessante, che in particolare interpretato il numero di Pegley come visto, Pegley al quadrato diviso 4, vedete che non a caso sto scegliendo Pegley al quadrato diviso 4 perché connota il suo inverso, il coefficiente della derivata seconda di t rispetto a x, Pegley al quadrato diviso 4 si può ottenere banalmente moltiplicando per x rif t, per il Pegley per x rif t diviso. Si palesa cioè il numero di Graitz che vi avevo citato in linea generale poco fa, quando vi dicevo in sede introduttiva, pur non avendo scomodato le equazioni, che il Nusselt in generale è riguardabile sovente come funzione di Graitz. Eccolo qui il Graitz, laddove cioè più in generale il Graitz si palesa, quindi quel 4 su Pegley quadro, guardando la struttura dell'equazione e laddove non siano trascurabili i termini di conduzione assiale, quindi laddove non stiamo, come dire, nella regione termica completamente sviluppata. Questo a spiegarvi perché potrebbe capitarvi di trovare formule, espressioni che vi danno il Nusselt in termini di Graitz. Quindi siamo arrivati a poter affermare, dopo tutto il lavoro svolto, che poiché il Pegley è grande, l'equazione dell'energia nella regione che stiamo esaminando va a sancire l'equilibrio tra il termine convettivo assiale e il termine di conduzione radiale. Quello che mi resta da dimostrarvi è che, avendo semplificato l'equazione, come vedete, possiamo giungere al risultato auspicato, cioè confrontandoci con l'equazione così semplificata, vedrete che a breve saremo in grado di dimostrare che il numero di Nusselt è effettivamente indipendente da x, laddove, parlando in via generale, avevamo non mancato di notare che il Nusselt varia lungo il corso. Tutto il lavoro svolto fino a qui si sintetizza dunque nell'equazione di bilancio dell'energia schematizzata con riferimento alla regione in esame. E abbiamo però ancora qualche freccia al nostro arco, in particolare guardando il primo membro dell'equazione possiamo ancora argomentare e stimare la derivata dt su dx facendo riferimento a un'idea che di fondo è estremamente semplice. Abbozzo il profilo di temperatura a una certa stazione X. Ora, se vi è trasferimento di calore, mettiamo per esempio dalla parete verso il fluido e lo rappresento, in un certo tratto di spessore dx, si può immaginare che nel piccolo tratto di spessore dx, che per evidente convenienza io ho rappresentato in maniera macroscopica, la temperatura proprio a fronte del trasferimento di calore veda aumentare il suo livello, cioè trasferendo calore il livello medio di temperatura aumenta. Pur tuttavia, vedete, ci si può aspettare che il profilo nel piccolo spazio che è intercorso tra monte e valle della fornitura di calore conservi un po' la sua sagoma, che è come dire, se prendiamo il valore medio di temperatura che chiamerò T-balca X e l'altro che vi ho evidenziato che è la T-balca X più DX, è chiaro aspettarsi che nella misura in cui è ceduto calore dalla parete al fluido, la T-balca X più DX sia maggiore, un concetto maggiore di T-balca che avevamo già esplorato in precedenza. Quello che voglio evidenziare però in particolare è che se andiamo a valutare la T-balca X e la commisuriamo alla T-balca X più DX, vedete un segmento, quello verde, è rappresentativo di T-balca X, l'altro segmento che vi rappresento, mettiamo col viola, è rappresentativo di
di bulk a X più DX, è chiaro per quello che ci siamo detti che il segmento viola è più esibisce un'estensione maggiore di quello verde. Ma a ben guardare il grafico, noi ci aspettiamo che preso un punto qualsiasi, a una R qualsiasi, per esempio quella che vi sto indicando, e valutando alla stessa R, ma una AX più DX piuttosto che AX la temperatura, l'aumento di T che si realizza a x più dx per la r che sto considerando rispetto alla temperatura x sempre per la stessa r, possiamo chiamarla se volete r segnato, ma r segnato denota un punto qualsiasi appartenente al profilo di temperatura. Beh, anche a giudicare dal grafico, ve lo aspettate, il dt è circa uguale al dt bulk. È chiaro che il dx è lo stesso. Tutto questo mi serve a rappresentarvi che il dt su dx si può agevolmente stimare come dt bulk su dx. Ma questo con quale vantaggio? Beh, più volte abbiamo già sottolineato che dt bulk su dx possiamo correlarlo al flusso termico e quindi possiamo scrivere quello che vedete dove il denominatore è ovviamente la capacità termica di flusso. Del resto, a primo membro, vedete, figura anche la U, una cui stima posso agevolmente farla riferendomi alla temperatura media. Per cui, dei due termini residui nell'equazione del bilancio di energia, quello a sinistra è suscettibile di una stima così come abbiamo dimostrato e sto trascrivendo. D'altra parte, se guardo il secondo membro dell'equazione asterisco, da un punto di vista della stima, quella che figura, a parte la conducibilità K, è una derivata seconda della temperatura valutata radialmente. Ovviamente, dove dico derivata, dico, sto stimando, posso valutare una differenza finita, e una differenza finita di temperatura in particolare è chiaramente da riferirsi alle temperature note. Vedete che già nell'abbozzare il profilo una temperatura notevole nella sezione T bulk, laddove l'altra temperatura notevole è ovviamente TW. Quindi ho da poter riferire per stimare la derivata seconda, il salto di temperatura ha una grandezza nota che è TW meno T bulk, ed essendo una derivata seconda, denominatore, scriverò il raggio al quadrato, quindi se volete D per 4. Tutto ciò, torno a dire, ha lo scopo di stimare due termini che abbiamo dimostrato. Dopo le argomentazioni già viste, esibiscono lo stesso ordine di grandezza. Si tratta a questo punto di fare qualche semplificazione. Allora guardo il primo membro e vedo che vi è una C che va via con C. M punto la esplicito come rho per u media per pi greco di quadro quarti, quindi di mezzi per di mezzi. Allora vedete che c'è 2 per 2 che va via con questo 4. C'è un D per D che va via con questo D per D, una Rho che va via con Rho, una U infinito che va via con U infinito, ancora pi greco, e osserviamo che il K a secondo membro lo posso trascrivere a denominatore lì giù a primo membro. Ancora un ultimo passaggio da fare. Chi è Q punto alla parete? Beh, dal momento che abbiamo definito una temperatura di riferimento che è proprio T bulk, noi con Newton possiamo scrivere che Q punto alla parete è H per T wall meno T bulk, e notate pure che T wall meno T bulk figura a primo membro così come a secondo membro, quindi qui compare un 1. D'altra parte sto stimando, quindi più propriamente in luogo dell'uguale scriverò un circa uguale, si tratta di una stima, e guardate un po' che cosa mi compare al numeratore, scusate, a primo membro, H per D su K, che è il numero di Nusselt per moto in condotti. La cosa singolare che emerge da questa equazione è che il Nusselt non solo è ordine di grandezza
unità e esibisce un ordine di grandezza unitario, ma anche, come vedete, risulta essere indipendente da x. Tutte le grandezze dipendenti da x sono scomparse. E questa analisi dimensionale che noi abbiamo condotto con riferimento al moto laminare si conferma anche nel caso di analisi più complete e complicate inerenti al moto turbolento, sulle quali ovviamente sorvoliamo, ma resta un concetto importante. Il numero di Nusselt è indipendente dalla coordinata spaziale x, contrariamente, se volete, a quello che accade in generale, dove abbiamo sottolineato all'introduzione di questa lezione che invece il Nusselt in generale dipende dal punto lungo il condotto. Quindi nella regione completamente sviluppata, termicamente e dinamicamente, abbiamo mostrato che il Nusselt è indipendente da x uniforme lungo il condotto. Questo sicuramente comporta un giovamento, vuoi per chi fa gli esperimenti, vuoi perché per chi ne utilizza gli esiti. Abbiamo già dimostrato dunque che il Nusselt, essendo costante, come dire, ci aspettiamo sia funzione nella zona in esame del Reynolds B e del Prandtl esclusivamente. Ma del resto, perché tanta attenzione al fatto che il Nusselt sia costante? Non basta aver sottolineato come si semplifichi chiaramente la descrizione del problema, ma si vale su un'altra occorrenza notevole che possiamo evidenziare se andiamo a scrivere l'espressione che fornisce il numero di Nusselt. E quella che ho qui trascritto è proprio quella che abbiamo derivato poco fa, espressa V in termini di temperatura dimensionale, V in termini di una generica temperatura adimensionale. Sto coniugando l'espressione che abbiamo derivato prima e che in generale mi informa sul fatto che, vedete, il Nusselt è una funzione di x e di r, l'ho chiaramente esplicitato. Voi vedete, c'è nell'argomento della derivata sia la x che la r, quindi in generale leggo chiaramente che il Nusselt è funzione di x, ma abbiamo appena dimostrato che nella regione in esame il numero di Nusselt assume un valore costante che battezzo nu infinito, al solito il pedice infinito. Vuol riportarmi alla mente che immagino di essere a distanza al limite infinita dall'imbocco della tubazione, seppure l'evenienza che stiamo palesando si rende manifesta allorché si è a valle del massimo di LT ed LID, cioè quando si è nella zona completamente sviluppata. In questa ipotesi che abbiamo derivato questo importante risultato. Ma dicevo, ma perché è importante? Guardate, la struttura matematica, se guardo queste espressioni, sapendo che il Nusselt è costante, ho una sola possibilità perché il Nusselt sia costante. Ciò accade se e solo se l'argomento della derivata è indipendente da x e dipende piuttosto solo da R, perché solo in tal caso, solo se l'argomento della derivata, a dispetto di una descrizione di carattere generale, solo se l'argomento della derivata è esclusivamente una funzione di R, se volete, dimensionale qui e adimensionale qui, solo se ciò accade, posso poter recuperare la costanza del numero di Nusselt che d'altra parte ho dimostrato. E a ben guardare, la struttura che è argomento della derivata t-tw diviso t-tw si merita il 9 di profilo relativo di temperatura. Vedete, cioè, che la temperatura T è opportunamente stirata con un fattore di stiramento che è a sua volta funzione di x. Quindi questa temperatura relativa, che a buona ragione chiamo teta per ricordarvi che è una particolare temperatura adimensionale, diversa, tanto per dirlo in maniera manifesta, dalla T adimensionale. Quindi si merita l'una un simbolo T, l'altra un simbolo teta, l'una è diversa dall'altra, ma si tratta anche per quanto concerne teta di constatare che ovviamente questa è una temperatura adimensionale.
È una temperatura però misurata rispetto a un delta T a denominatore che è variabile con x. Ecco perché la chiamo, lo chiamo il profilo che dipende solo da R, profilo relativo di temperatura. Quindi, dopo tutto il lavoro svolto, possiamo anche affermare, guardando questa espressione qui, che il numero di Nusselt nella zona completamente sviluppata è pari a meno 2 per d su dr di θ funzione di r, dove la θ funzione di r è valutata alla parete e quindi, come si vede, il numero di Nusselt è infinito. Per il laminare sono noti due casi limite, valutabili anche in maniera manifesta: se Q punto alla parete, quindi condizione a contorno di primo tipo, è costante, il numero di Nusselt si dimostra essere 48 undicesimi, quindi indipendente da x come ci aspettavamo, laddove nel caso di condizione al contorno di primo tipo il numero di Nusselt risulta costante pari a 3,66. Nel caso di moto turbolento, il Nusselt nella regione in esame, come già osservato, risulta una funzione di Reynolds D e di Prandtl, e questa funzione deve essere esplicitata con l'ausilio abituale a questo punto di tabelle per date geometrie e date condizioni di moto. Abbiamo a questo punto finito, ma c'è una cosa che giusto per completezza vi mostro. La precedente equazione, quella che abbiamo chiamato asterisco, espressa in termini della struttura matematica che si è palesata, quindi in termini di teta, vedete, assume l'abito che è reso manifesto lì sulla slide. Quindi potete apprezzare che in fondo, dopo tutto il lavoro svolto sul piano matematico, quella che è una funzione di R si rende palese. Quindi l'equazione differenziale, una volta nota l'evoluzione di T-Bulk e T-Wall, diventa espressa in termini estremamente semplici. Ormai è un'equazione differenziale ordinaria. Quindi di qui la convenienza di adottare θ. Del resto abbiamo già evidenziato che Nusselt costante è una notevolissima semplificazione. Quello che vogliamo fare adesso è mostrarvi che, a giovamento di tutto il lavoro svolto, il numero di Nusselt, che è l'obiettivo del nostro lavoro, è legato esclusivamente alla variazione della T-Bulk lungo il condotto, il che semplifica notevolmente l'analisi. Vi posso dimostrare che adimensionalizzando, cioè l'espressione ormai familiare per la derivata di T-Bulk lungo la x, si perviene al legame citato tra il Nusselt infinito, quindi costante, nella zona e la T-Bulk. Vedete quindi che se questo è vero, e in un attimo ve lo mostro, se è vera questa equazione, lì, come dire, la chiave di lettura è: ditemi come varia T-Bulk, come varia T-Wall lungo il condotto, e vi do il Nusselt. Vedete che c'è un legame esplicito che evita addirittura il ricorso alla caratterizzazione del campo di temperatura in prossimità della parete, come in generale è richiesto. E questo lo dico per sottolineare una volta in più due aspetti. Il primo è la scelta di T-Bulk quale temperatura di riferimento, e il secondo certamente sta nel evidenziare che tutto ciò è reso possibile dal fatto che il Nusselt nella regione in esame è costante. Per cui passiamo ad adimensionalizzare l'espressione che mi dà la T-Bulk, e vedete che al riguardo dobbiamo introdurre due grandezze adimensionali, vale a dire, come già più volte fatto, la temperatura adimensionale, e quindi segnatamente la T-Bulk adimensionale, che definiamo in via generale così come vedete, e la x adimensionale, che sappiamo a questo punto essere x su x riff T, l'abbiamo chiamata così, e ci ricordiamo che x riff T è d quarti per Peclet, o se volete per Reynolds D per Prandtl. Detto tutto ciò, adimensionalizzo il primo membro scrivendo delta T riff d T bulk d x
adimensionale per X riff termico è uguale a Q punto, ma chi è Q punto? È H per T wall meno T bulk, quindi anche H per T bulk meno T wall. Notate che ho cambiato segno al termine in parentesi tonda. Dopodiché scrivo in mutato pi greco D diviso M punto C, o se volete, la capacità termica di flusso. Ora vedete che c'è un delta T riff che cancello a primo membro e scrivo a denominatore con riferimento al gruppo in parentesi tonda, che anzi mi evito di scriverlo, diventa semplicemente in termini adimensionali T bulk meno T wall. Isolo il dt bulk su dx moltiplicando primo e secondo membro per x riff. Chi è x riff? Del resto ce l'ho scritto appena qui sotto, per cui scriverò per d diviso 4 per Reynolds per Prandtl, cioè per Cle, che è un media, per D diviso K su ρ C, essendo K su ρ C alfa. Quindi si tratta, arrivati a questo punto, di fare qualche semplificazione. Inizio a cancellare un po' di cose che posso già subito cancellare, vale a dire il calore specifico si cancella, la M punto la scrivo in maniera esplicita come ρ media per pi greco D per D di quadro, cioè quarti. Allora vedete che ho un D per D che va via con un D per D, 4 che va via col 4, pi greco che va via con il pi greco, un arrò che va via con un arrò. Attenzione, si è palesato H per D su K, cioè nella zona in esame H per D su K l'ho chiamato Nusselt infinita e so che non varia con x, ovviamente posso cancellare uguale e quindi, come preannunciato, siamo arrivati all'espressione che avevo prestampato. Questa espressione, abbiamo detto, è forte perché abilita al calcolo del Nusselt, o se volete, della potenza termica scambiata in base alla sola conoscenza di T bulk. E allora andiamo a particolarizzare l'espressione nel caso di due condizioni al contorno notevoli, vale a dire quella di primo tipo, di temperature imposte, e quella di secondo tipo. Anzi, iniziamo dal rilevare che è importante conoscere l'evoluzione di T-bulk lungo il condotto, allo scopo di calcolare Q punto, perché voi ricordate che, dato un condotto che qua vi abbozzo, quale che sia la sagoma di Q punto specifica al variare di x, per esempio questa qui che vi sto mostrando, Q punto per pi greco d di x, chi è? È la potenza termica elementare che attraversa l'area perimetrale, per così dire, per diffusione, non per convezione, della fettina di fluido che ho evidenziato. Quindi, se conosco Q punto W al variare di X, ottengo la dQ punto che attraversa la parete semplicemente come prodotto dell'area in questione per il flusso specifico. Quindi, chiaramente, se integro il dQ punto lungo tutto il condotto, quindi attraverso l'area di scambio soggetta a attraversamento di calore di ρ, poiché la variabile indipendente a destra è dx tra 0 ed L, ottengo la potenza scambiata. D'altra parte, osservate che abbiamo esplicitato Q punto alla parete come prodotto dell'area di scambio, scusate, come prodotto di H per delta T. Quindi questa espressione è tanto semplice quanto eloquente, dice in maniera nitida, al di là delle mie parole, datemi come evolve T-bulk e come evolvono in generale T-bulk e T-wall lungo il condotto e vi do Q punto. Vedete che questo obiettivo è recuperato, come dire, senza la necessità di esplicitare la derivata della temperatura in prossimità della parete. Quindi dicevo, probabilmente si è interrotto il video, l'espressione che abbiamo trovato mostra che non mi occorre conoscere il campo di temperatura in prossimità della parete nella regione in esame al fine di caratterizzare la potenza termica scambiata. Vedete che è un enorme passo in avanti. E
Quella affermazione di carattere generale la andiamo a specializzare con riferimento, come dicevo poco fa, a condizione al contorno. Iniziamo da queste che sono le più semplici e immediate, di flusso uniforme imposto alla parete, cioè piuttosto che una sagoma di Q punto specifica variabile lungo il condotto, come sovente accade, immaginiamo di avere un flusso imposto alla parete. È una condizione questa che si può realizzare laddove affluire una sostanza molto viscosa o anche che tende a solidificare. Può essere per esempio il caso di combustibili poco raffinati, o anche il caso che spesso accade in condizioni tipiche dell'industria dolciaria. Un altro caso rilevante può essere quello, per esempio, di moto dei polimeri fusi, per essere più esplicito, il caso dei polimeri con i quali, per esempio, si creano buste di plastica nell'ambito della testa di estrusione. Detto tutto ciò, il caso allora di Q punto imposto corrisponde, dal punto di vista grafico, a considerare una tubazione nell'ambito di una lunghezza L che connette, ricordo, le sezioni ICSECONI e ICSECONU. La tubazione, ve lo sto rappresentando, è soggetta a un flusso uniformemente distribuito, cioè lungo l'arco della lunghezza L, e ICSECONI ovviamente è più grande del massimo tra LT e LD, come dire, siamo nella zona completamente sviluppata, laddove immaginiamo di conoscere la T-bulk con riferimento alla sezione di ingresso. Per cui l'equazione che vedete diventa un'equazione estremamente banale, in quanto se Q punto specifica è costante, vi leggo immediatamente che la T-bulk cresce lungo il condotto linearmente. Se separiamo le variabili e integriamo, tenendo conto della condizione iniziale che vi ho espressa a parole e che vi sintetizzo qui in formula, è immediato concludere che la T-bulk di X varia così come vedete, cioè linearmente, a partire dal valore iniziale T-bulk con I. Quindi Q punto alla parete pi greco D diviso la capacità termica di flusso per X meno X con I. È immediato verificare che quando X è uguale a X con I, questa struttura recupera la condizione iniziale, che pertanto è soddisfatta. Ma posso dire ancora di più, giovandomi di tutto ciò che è arrivato a questo punto conosco. E in particolare mi è facile poter dimostrare l'uguaglianza che vedete, cioè che anche la T di parete cresce linearmente lungo il condotto. A tale dimostrazione si arriva in maniera immediata se consideriamo che Q punta alla parete H per T wall meno T bulk. Sto considerando il caso in cui Q punto è costante, H nella regione in esame lo è, lo porto al denominatore a primo membro laddove si palesa una costante, ora è chiaro che derivando primo e secondo membro rispetto a X si ha immediatamente l'uguaglianza che vi è rappresentata. Quindi sul piano schematico posso anche affermare, l'ho fatto poco fa per T-bulk, procedendo parimenti per TW, sapendo che TW cresce linearmente con lo stesso rate, con la stessa derivata che connota anche la T-bulk, quindi il coefficiente angolare della retta è immutato. Quindi sul piano qualitativo posso certamente, ed è questo quello che ho fatto nel grafico che vedete, rappresentare due rette che nella regione in esame, quindi viene esclusa la regione di ingresso termico, procedono l'una parallela all'altra, ma posso addirittura dire di più, poiché cioè in questa regione è valida l'idea di profilo di temperatura relativo, io so che la temperatura in questa regione si può esprimere come vedete, cioè invocando il concetto di temperatura relativa, si può esprimere in questo modo. Ora, in generale, T è certamente funzione di X e di R,
Per cui quello che posso notare è che tutte queste temperature che sto evidenziando sono funzioni della sola x, quindi se derivo questa espressione rispetto a x, θ è funzione di r, mi resta d su dx dt bulk meno d su dx dt v doppio, e poi ho la derivata di tv doppio che ancora vi trascrivo, che abbiamo detto è funzione di x. D'altra parte, giusto qui, c'è scritto che le due derivate in parentesi quadre sono uguali, che rende zero chiaramente il primo addendo al secondo membro. Quindi che cosa vi ho mostrato dopo tutto ciò? Beh, siamo stati in grado di mostrare che poiché dt vuol su dx è uguale a dt bulk su dx, che è ancora uguale a q punto per pi greco d diviso c punto. Vedete, al primo membro qui c'è dt su dx, che è una generica temperatura del profilo. Vi ho dimostrato in questo modo che tutto il profilo di temperatura trasla. Tanto per essere più esplicito, cosa significa tutto ciò? Che se a una data stazione x lungo il condotto il profilo di temperatura esibisce una sagoma, ne faccio una qualsiasi, per esempio quella che vi ho disegnato, che dove sono rilevabili TV doppio, T-asse e la T-bulk che sta in mezzo, se fornisco calore è vero che la temperatura varia, ma il profilo trasla, quindi la bocca che vi sto disegnando è identica a quella che si colloca all'ascissa X se la vado a rappresentare, lo vado a rappresentare il profilo di temperatura invece a una distanza x più dx. Se mi sposto in avanti, tutto il profilo trasla, quindi la bocca, per così dire, che connota questo profilo è mutata. È vero che t è funzione di x, lo vedete perché qui a sinistra la temperatura è più bassa di quella che è esibita dal profilo di destra, ma il profilo è lo stesso. Questo vi dà un'idea del significato di profilo relativo di temperatura che appunto potete divertirvi ad associare a questa bocca che vi coloro in blu. Questa, per quanto abbiamo dimostrato, è esattamente la stessa, eppure la temperatura è diversa da punto a punto. La bocca è la stessa e lo si descrive in termini di profilo relativo di temperatura. Detto tutto questo, andiamo ad analizzare il restante caso di interesse, che è quello, come dire, più realistico ed è la base dello studio degli scambiatori di calore, ed è riferito al caso in cui la parete esibisca condizioni al contorno di primo tipo, cioè di temperatura imposta. Che significa temperatura imposta alla parete? Beh, ce lo possiamo dire banalmente, considero il condotto. Sto dicendo che qui la temperatura è imposta. In generale, rispetto al condotto all'esterno, ho un fluido all'esterno del condotto. Dire che T vuole imposta significa dire che la temperatura che è propria del fluido si ottiene anche con riferimento alla parete, cioè la T di parete recupera quella del fluido. Queste due, in altre parole, sono uguali. Sapete benissimo che ciò accade allorché il coefficiente di scambio qui all'interfaccia tende a infinito. Questo è quello che direbbe un matematico, un ingegnere direbbe infinito è un concetto filosofico, io voglio sapere che H è grande, H si può dimostrare è grande, attinge valori dell'ordine di 10 al cubo, anche 10 alla quarta, laddove si ha un fluido in cambiamento di fase all'esterno della tubazione. Vi sto dicendo, in altre parole, che la condizione di temperatura imposta si realizza allorché qui intorno il fluido sta evaporando o condensando. Capite bene? Quindi che dal punto di vista applicativo questi sono i presupposti per studio di scambiatori di calore particolare, evaporatori o condensatori ai quali date la giusta importanza per averli studiati come parte integrante di circuiti frigoriferi o, se volete, parte necessaria per poter sviluppare dei circuiti frigoriferi a compressione di vapore. Detto tutto ciò, andiamo a sfruttare le informazioni delle quali disponiamo. Al solito parto dall'equazione di base che lega il flusso termico scambiato alla potenza termica alla parete. Stavolta so che T vuole
la temperatura di parete è costante. Per cui, come vedete, specializzo il secondo membro e quindi in particolare questo Q-punto esplicitando con Newton la Q-punto in termini di prodotto di un coefficiente di scambio per il salto di temperatura che, lo ricordo una volta in più, prevede come riferimento la T-bulk. Detto tutto ciò, vi scrivo l'espressione qua sotto, la riprendo, dT-bulk su dx è uguale a meno HT-bulk meno T-wall. Faccio notare che questa qui è una funzione di x laddove t vuole appunto è costante. Pi greco d per c punto. A questo punto posso integrare e lo faccio separando le variabili. Quindi moltiplico per dx primo e secondo membro e divido parimenti per t bulk meno tv doppio. Chiaramente qui sotto il segno di differenziale posso riportare la tv doppio, lo posso fare perché nel caso particolare tv doppio è costante. Per cui sono pronto a questo punto a integrare l'equazione in maniera peraltro banale per ottenere logaritmo di t bar che sto integrando tra la t bulk in ingresso meno tv doppio e la t bulk generica di x meno tv doppio, laddove in corrispondenza integro il secondo membro tra x con i e x con u che abbiamo già caratterizzato. Per cui ottengo, integrando a primo membro, ho una struttura del tipo dy su y, quindi avrò t bulk funzione di x meno tv doppio logaritmo diviso t bulk iniziale o nella sezione x con i meglio meno tv doppio. Questo è uguale a meno h pi greco d su c punto per x meno x con i. Faccio a questo punto una osservazione pure banale ma che mi aiuta a compattare la notazione. Voi vedete che il termine che vi sto riquadrando, necessariamente, essendo adimensionale il primo membro, deve essere a sua volta omogeneo a una lunghezza dal momento che cioè, va a moltiplicare appunto il termine x meno x con i che dimensionalmente è una lunghezza. Quindi posso definire la lunghezza cosiddetta termica del condotto come c punto diviso pi greco di per H. Questo mi consente di scrivere il secondo membro, come vi anticipavo, in forma più compatta. Questa espressione ovviamente la si può ancora specializzare laddove si sceglie x uguale a x con u, ce lo scriviamo qua sopra, e quindi può fornire t bulk all'uscita meno tv doppio diviso t bulk all'ingresso meno tv doppio uguale a meno L su LT, avendo riconosciuto che x con u meno x con i in questo caso fa proprio L. Ora ho a disposizione un'equazione, me la conservo, la chiamo asterisco, faccio un po' di spazio e quindi a partire dall'espressione generale che ho appena cancellato, chiaramente esplicitando l'argomento del logaritmo, si ottiene l'andamento che vedete qui riportato, cioè si ottiene che il salto di temperatura tra la T bar e la T di parete va via via decrescendo, via via che ci si sposta lungo il condotto. Eppure è vero, voi state vedendo che cioè fatto uno il salto di temperatura iniziale, la temperatura decresce da 1 e tende a 0, che è come dire, se il condotto è infinitamente lungo, è chiaro aspettarsi che la temperatura media del fluido si porterà in equilibrio con la temperatura della parete, occorre diciamo un bel po' di strada. Però possiamo dire che se questo dal punto di vista matematico è un requisito che viene recuperato all'infinito, come vedete, parafrasando un discorso più volte fatto, basta 3 volte la lunghezza termica della tubazione per poter concepire che l'1 si è ridotto a 0,05, cioè
che il 95% della caduta di temperatura che connota il fluido in esame della massima caduta di temperatura si sia già reso manifesto nell'ambito di una lunghezza pari a 3 volte quella termica. Come dire, seppur il tubo lo fai infinitamente lungo, scambi rispetto a quello che scambieresti nella zona estesa 3 volte LT solo un 5% ulteriore, avendo scambiato il 95% nella zona a monte. Quindi è inutile fare lo scambiatore di calore troppo lungo. Nel nostro caso il tubo è riguardabile come un condensatore o un evaporatore, vi dicevo, è inutile farlo estremamente lungo. Quindi capite anche il significato della lunghezza termica. Ora c'è un'altra puntualizzazione al riguardo che va fatta. Proprio perché il salto di temperatura tra T-bulk e la T di parete via via cambia, lo vedete, decresce esponenzialmente, è chiaro che la potenza termica scambiata lungo quella specifica, lungo il condotto, è a sua volta decrescente via via che ci si allontana dalla sezione Hick secondo I. A questo punto quello che si vuole fare è calcolare la potenza totale scambiata alla parete lungo il tratto di lunghezza L. Questa potenza la possiamo anche esplicitare invocando una formula a noi nota sin dallo studio della termodinamica, Q punto uguale a M punto per delta H, o se volete M punto G per delta T, che ora ho imparato a chiamare delta T bulk. Ma la questione è: se conosco gli ingressi, non conosco gli ingressi allo scambiatore, non conosco l'uscita, almeno in termodinamica non mi era dato calcolarla a partire dalla conoscenza delle grandezze in ingresso allo scambiatore. Ora, con gli strumenti di cui ci siamo corredati, se volete segnatamente con l'equazione 1, se conosco la temperatura in ingresso, la portata in ingresso, chiaramente il coefficiente di scambio termico, posso calcolare la T-bulk all'uscita e di conseguenza la potenza termica scambiata. Ma questo processo può anche essere compattato, nel senso che, vedete, posso anche provare a scrivere un'espressione del tipo Q punto uguale ad H per l'area di scambio, che per noi è pi greco D per L, per una temperatura media del fluido meno quella di parete, dove, diciamo, questa differenza di fluido meno di parete è intesa in termini medi. Ma perché? È perché ho appunto scoperto che la T-bulk, ovvero questa differenza di temperatura, varia punto per punto, per cui posso provare a trovare chi è la T-media opportuna affinché sia valida un'espressione simile, col look, con l'abito, col vestito dell'espressione di Newton. Mi è chiaro però che se voglio sperare di trovarla devo riferirmi a un opportuno salto di temperatura medio, dato che, come si vede chiaramente, la temperatura media, la temperatura, scusate, varia da punto a punto lungo il mio scambiatore. Eccola qua. Quindi come si fa a identificare la temperatura media? Beh, a questo scopo guardate l'espressione che ho indicato con asterisco. Se esplicitate L punto T e in particolare G punto, dalla espressione asterisco pervenite alla 1 primo. La 1 primo l'ho chiamata così, è una figlia dell'equazione 1, specializzando la x essere x con u. E quindi di fatto è l'asterisco dalla quale ho esplicitato, è nascosta in L punto T e lo vedete qua, dalla quale, come vi dicevo, ho esplicitato la C punto. A questo punto, se combinate l'equazione 1 e 1' e l'equazione 2, si va presto, molto presto, a dimostrare. Beh, prima che si interrompesse il video, mi stavo riferendo alle due equazioni che vedete qui riportate, cioè le due equazioni che abbiamo visto connotano, se volete, il comportamento termico, la 1' della tubazione esaminata a tratto di lunghezza L, che connette
due sezioni a temperatura TB e TBU rispettivamente, e l'altra ovviamente è l'equazione di bilancio dell'energia. Quindi, rispetto a quanto studiato in termodinamica, laddove disponevamo solo dell'equazione 2, se volete, dopo lo studio fatto, disponiamo anche di un'equazione che connota lo scambio termico tra fluido e parete. In particolare, la 1' la posso sostituire nella 2 per poter scrivere la potenza alla parete, così come vedete, ho messo un meno C punto. Perché poi cambio segno nel termine in parentesi anche in particolare, sommo e sottraggo TW, perché l'ho fatto, vi sarà chiaro tra un attimo. Perché vedete, se vado a sostituire a meno C punto quanto mi detta la 1', posso scrivere. Questa differenza di differenze di temperatura, per così dire, si può certamente scrivere, come vedete. E cioè si palesa la possibilità di poter introdurre, mi sto riferendo al termine in parentesi graffa a questo punto, un salto di temperatura medio che, in perfetta analogia a quanto visto per il raggio medio logaritmico, chiamo salto di temperatura medio logaritmico e lo contrassegno con delta T ln. Questa espressione, che in definitiva si è compattata, così come vedete, la potenza alla parete è ancora esprimibile, se volete, con il vestito di Newton. Tuttavia, proprio come dicevo poco fa, per tenere conto del fatto che la temperatura del fluido strada facendo varia, devo prendere un'opportuna media che abbiamo dimostrato essere il salto termico logaritmico. Che poi sia un salto termico, ovviamente lo vedete perché al denominatore il termine che figura non esibisce dimensioni, laddove al numeratore ho evidentemente dimensioni di temperature più propriamente appaiono differenze di temperatura, non è un gioco di parole, ma è proprio così. Non sto a ripetere, ma percorrendo la stessa falsariga che abbiamo già visto con riferimento al raggio medio logaritmico, se le due temperature, le due differenze di temperatura al numeratore non sono troppo discoste tra di loro, la differenza media logaritmica è circa uguale alla differenza tra la temperatura di parete e quella media del fluido, dove la media è la media aritmetica. Quindi, se volete, in altre parole, in parentesi quadra, c'è tipicamente il salto di temperatura tra parete solida e fluido. Vedete anche che la potenza è assunta positiva se passa dalla parete al fluido, in armonia alla struttura che ho rappresentato. C'è un'ultima considerazione che possiamo fare, direi, a costo zero per poter estendere il modello che abbiamo appena visto, che si riferisce a condizioni a contorno di primo tipo, a uno che prevede invece condizioni al contorno di terzo tipo all'esterno della tubazione. Lo facciamo a costo zero, come vedrete, e ciò amplia notevolmente la portata in termini di problemi affrontabili dello studio che abbiamo fatto. Ci riferiamo, come dicevo poco fa, a un problema che preveda condizioni al contorno di terzo tipo. Detto in altre parole, immaginiamo che all'esterno della tubazione scorra un fluido che scambia, mettiamo per convezione forzata, tramite un coefficiente H con E, e il fluido esterno sia a temperatura prefissata e pari a T infinito. Potrebbe essere un caso tipico, quello che vede nella tubazione scorrere acqua, laddove all'esterno c'è aria. Volendo zoomare e ingrandire quello che è di attinenza della tubazione a una data stazione X, abbiamo, diciamo, all'interno il fluido che chiamerò, per fissare le idee, acqua, all'esterno ho aria a temperatura T infinito caratterizzata da un coefficiente H con E. D'altra parte abbiamo una rete il cui spessore è S e a cui associamo una generica conducibilità K. Sappiamo pure che possiamo associare una resistenza
di tipo logaritmico a questa parete che chiamerò in termini unitari RK, laddove la resistenza convettiva esterna in termini unitari è 1 su H con E. Parlo di resistenze e vi sto tacitamente quindi dicendo che scusate, il verso in cui il calore si propaga, la direzione, è pressoché unidirezionale, cioè quella radiale. È un'ipotesi realistica se immaginiamo che il salto di temperatura tra acqua e aria sia abbastanza grande, dell'ordine di qualche decina di gradi. Questo rende il salto termico radiale tipicamente molto maggiore che non il salto di temperatura assiale che si può registrare nell'acqua. Quindi è proprio la causa più marcata lungo la direzione radiale piuttosto che lungo la direzione assiale a determinare un trasferimento di calore unidirezionale lungo la direzione radiale. Delta T acqua-aria molto maggiore che non il delta T assiale misurato nell'acqua. Tutto ciò dà la stura a descrivere il precedente schema invocando l'analogia elettrica. Quindi devo ritenere che la temperatura TW della parete, quella che vi sto evidenziando descrivendola in rosso, se riesco a prendere la penna. Questa è TW, quella che finora abbiamo chiamato TW, quella della parete che si affaccia all'acqua. Laddove dico TW è esterna, la temperatura della parete, però quella che si affaccia all'aria, vedete che l'ho connotata con il pedice E, quindi ho una TW, TW e le connetto queste due temperature con la resistenza RK della tubazione. Laddove la connessione tra TW e T infinito ovviamente avviene per il tramite della resistenza 1 su HE. D'altra parte, per tutto quello che abbiamo studiato fino a qua, abbiamo visto che per come è definito il coefficiente di scambio termico all'interno, quindi lo chiamerò H con I, quello che fino a ieri, fino a poco fa avevo chiamato HI, prima non c'era ambiguità, il pedice non mi serve, adesso un coefficiente di scambio, lato esterno e uno lato interno, per cui quello lato interno lo connoto con H con I e come avete visto questa quantità di calore scambiata la posso esprimere come TW meno T balk, ma ovviamente per quello che abbiamo studiato sappiamo che questo è riguardabile anche come vedete, cioè introducendo una resistenza convettiva interna R con I unitaria, definita semplicemente con 1 su H con I. Ho fatto tutta questa premessa, anzi completo il circuito a questo punto, vedete che qui c'è T balk. Completo diciamo, la premessa osservando che il bilancio di energia che abbiamo scritto con riferimento alla fettina, ricorderete, di spessore Dekes, che qui vado a richiamare, per come lo abbiamo scritto giustamente fino ad oggi, fino ad adesso, esibiva in particolare la temperatura TW, che non è più costante nel caso in esame. Nel caso in esame la temperatura che è costante è la temperatura T infinito, ma del resto, se ipotizzo per fissare le idee che T infinito sia maggiore di T balk, quindi che il calore vada dall'esterno verso l'interno, posso senza grande sforzo ritenere che la Q punto W sia anche, sto guardando il circuito e i rispettivi estremi, sia scrivibile come vedete, cioè come T infinito meno T balk. Diviso, devo scrivere la somma delle tre resistenze, 1 su HRK e quella interna che ho battezzata R con I, cioè 1 su H con I. Non lo faccio nel senso che per assimilare la descrizione formale a quella preesistente, dico che la resistenza equivalente, somma delle tre, è descrivibile introducendo un opportuno coefficiente di scambio globale equivalente. Vorrei essere chiaro. Nel momento in cui la resistenza equivalente è un numero e in questa zona che sto ritenendo completamente sviluppata lo è,
È chiaro che posso associare a un numero un altro numero, se cioè h con i un numero, r cap è un numero, h con e è un numero, la loro somma, r equivalente è un numero, 1 su h equivalente è altresì un numero, una quantità nota. Quindi qui sotto dovrei scrivere r equivalente, ovvero nessuno mi può vietare di scrivere 1 su h equivalente, ovvero ancora 1 su h equivalente, attenzione, equivalente. Per t infinito meno t bulk connotano altresì il flusso termico. A questo punto, in luogo di q punta alla parete, scrivo quello che ho appena imparato: acqua equivalente per t infinito meno t bulk diviso, tutto il resto è immutato, diviso c punto per pi greco d. Come vedete, cioè, l'equazione che voglio integrare, ora posso integrare, perché t infinito è costante, è esattamente uguale a quella che avevamo integrato poco fa, che formalmente è questa, ma poco fa ritenevamo la tw costante, ora non è più costante. Quindi vedete che se sostituisco a tw t infinito e all'h interno l'h equivalente, ancora una volta si può esprimere integrando, è tutto come prima, sono cambiati i simboli, la potenza termica scambiata con h per a per un delta t logaritmico, laddove il luogo di tw chiaramente figurerà t infinito. Quindi, per voler essere espliciti, la q punto sarà esprimibile in perfetta analogia a quanto visto prima. Come vedete, divisi il logaritmo del rapporto tra le due grandezze che sono al numeratore. Devo stare attento nel senso che se t infinita ha rimpiazzato tw, h equivalente ha rimpiazzato la temperatura interna. Quindi in chiusura c'è un'ultima osservazione che voglio fare. Ci siamo detti più volte che i Nusselt, come il fattore di attrito, variano lungo il condotto e il grafico che vedete in questo momento è un grafico quantitativo che sia per le condizioni a contorno di secondo tipo che di primo tipo vi riporta l'andamento del numero di Nusselt che varia con Prandtl, e vedete che l'altra variabile, il numero di Graitz, x significa alla stazione x del condotto, laddove anche i valori medi sono rappresentati con linea continua. Quindi abbiamo sia i Nusselt locali che i valori medi. E vedete anche che a seconda della condizione al contorno, il plateau si attesta ai valori che avevamo già illustrato in precedenza, 48 undicesimi, questo significa 4,36 per condizioni in secondo tipo, laddove 3,66 è il valore asintoticamente raggiunto nel caso di condizione al contorno di primo tipo. Ora, detto tutto ciò, quello che voglio mostrare è che la teoria che abbiamo sviluppato fino a qua, come del resto ci aspettiamo, viene un po' a complicarsi nel caso di zona di imbocco. Che cosa succede nella zona di imbocco? Beh, se prendo una fettina fluida, quella a cui ci siamo riferiti più volte, che però cade nella zona di imbocco, la scrittura dell'espressione resta di fatto immutata, ma c'è una differenza importante. In quel caso il coefficiente h è funzione di x, quindi devo scrivere l'h locale. È ovvio che considerando che h varia con x, la precedente espressione, posso sempre pensare di integrarla separando le variabili, quindi scrivendo pi greco d su c punto che resta costante, tvol meno t bulk lo porto a primo membro, quindi ho separato, come dicevo, le variabili, resta h di x. Quindi posso integrare questa espressione a primo membro tra t-bulk ingresso e t-bulk uscita, a secondo membro corrispondentemente tra xi e xu. È chiaro che nessuno mi può vietare, una volta che ho identificato gli estremi di integrazione, quindi ho definito esattamente la lunghezza del condotto, il suo ingresso, xi con i e la sua uscita, dicevo, nessuno mi può impedire di scrivere, invocando il teorema della media per
del calcolo integrale pi greco di c punto h medio, chiaramente per L, che è come dire h medio per A su c punto. È chiaro che a primo membro posso pensare di integrare per avere ancora un logaritmo e quindi una funzione esponenziale che mi restituisce la t-balk funzione di x con u, se volete la t balk con u. È chiaro che qualora io voglia la t balk di x, funzione di x, non posso pensare di integrare perché non so valutare come varia l'h punto per punto. È facile riferirsi già a un coefficiente, ma a un valore medio una volta che si è bloccata la lunghezza. Tanto per essere chiaro, se la lunghezza, immaginiamo, eccola qua, mi è comodo prendere questo valore, è 10 a meno 1 e la condizione al contorno è di temperatura imposta. Io leggo dal grafico o corrispondentemente da una espressione analitica che il Nusselt vale circa 7, lo sto leggendo dalla figura, come vedete, per esempio, entrando per una certa lunghezza che significa per un certo graez nel diagramma. Quindi è chiaro che posso riferirmi all'integrale laddove l'h è quello che scaturisce dal Nusselt medio che ho appena calcolato, calcolabile se volete, in associazione al valore di Nusselt trovato. Ma è chiaro che non posso integrare perché se volessi integrare quell'espressione dovrei conoscere come varia h con x da punto a punto e non solo il corrispondente valore medio. Quindi l'analisi che abbiamo condotto, se ad h sostituiamo l'appropriato valore medio, è ancora tale da restituirci la t-balk all'uscita. Non sappiamo la t-balk come varia lungo il condotto, ma ne conosco la t-balk in uscita. E del resto vi ricordo che q punto è legato al delta t medio logaritmico, che è valutabile noti gli ingressi e noti le uscite, le temperature. Quindi tutto sommato riusciamo ancora a rispondere alla domanda per Q punto anche nella zona di imbocco. Devo però stare attento a non equivocare, quindi non, a non usare i valori di T balk come valori puntuali, ma riferirmi solo a quelli relativi agli estremi del condotto per una prefissata lunghezza L e di conseguenza per un prefissato H, in quel caso è vincibile chiaramente dal diagramma.